Tamiflu della Roche, Tamiflu della Roche, i virus e gli umani. E mi viene inviato il link che mi invia di un sorprendente articolo apparso sul Fatto Quotidiano del 12 aprile 2014, quindi 12 aprile doveva essere ieri o l'altro ieri. 12 aprile, io vi metterò il link di questo articolo apparso sul Fatto Quotidiano, ve lo metto nel riassunto di questo stesso video. E è un'inchiesta del Fatto Quotidiano dove si evidenzia che un certo farmaco Tamiflu, collegato a una certa epidemia aviaria e o suina, ha fatto avere tanti soldi alla Roche, ma nel giornale si dice che si tratta di un farmaco o inutile o dannoso, o sia inutile che dannoso, non ricordo bene. Ma l'importante è che questo articolo apparso sul Fatto Quotidiano del 12 aprile 2014 mi rinvia un mio antico video di 4-5 anni fa, un articolo che io avevo dedicato ai virus, al rapporto tra i virus e gli umani. E in quel lontano video, e anche questo lontano video ve lo metterò nel riassunto di questo video, in modo che voi possiate avere un quadro completo della situazione, e io evidenziavo che il rapporto tra i virus e gli umani è un rapporto del tutto particolare, perché non è vero che i virus ci aggrediscono e ci uccidono tutti, e gli scienziati e gli studiosi di epidemie dovrebbero spiegarci come mai, per esempio, faccio un esempio, ma gli esempi da fare sono infiniti. Per esempio, ci fu la famosa epidemia di peste nera nel 1348, il 1348 è collegato al Decamerone di Giovanni Boccaccio, perché per sfuggire alla peste nera un gruppo di aristocratici uscì dalla città, andò sulle colline e lì trascorsero il tempo raccontandosi le novelle che sono riportate poi nel Decamerone di Giovanni Boccaccio. E ci dovrebbero spiegare gli scienziati che studiano le epidemie come mai nel 1348 non sono morti tutti gli europei. Cioè, nel 1348 molti si ammalarono di peste nera e morirono, molti si ammalarono di peste nera ma guarirono, e molti non si ammalarono di peste nera. Così anche nella famosa peste di cui si parla Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, mi pare che siamo nel 1628, 1629, 1630, un'altra peste che colpì l'Europa, e abbiamo la descrizione perfetta da parte di Alessandro Manzoni. A Milano molti si ammalarono di peste e morirono, molti si ammalarono di peste e guarirono ed erano chiamati monachi, e molti non si ammalarono di peste. E allora si vede che il nostro organismo possiede le capacità di difendersi dai virus. Si tratta di stabilire il livello delle nostre capacità difensive, perché alcuni individui hanno delle difese più elevate e altri individui hanno le difese meno elevate. Beh, cari amici, allora e voi andate pure a leggere l'articolo apparso sul Fatto Quotidiano del 12 aprile scorso, e lo trovate nel riassunto di questo video. Andate pure a guardarvi e ad ascoltarvi il mio lontano video di 4 anni fa dedicato al rapporto tra i virus e noi umani, e poi
traete voi le vostre conclusioni, va bene? Ok, cari amici, a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.